Ragazzi, bentornati live! Finalmente siamo qui tornati su Pokémon Platino. Randomizer Nuzlocke, ovviamente. Cioè, Randomizer Nuzlocke, cioè, che cosa vi potete aspettare? Oh, sì, sempre il nostro Flames. Salve a tutti ragazzi, per Nuzlocke l'hai detto un po' brutto. Sì, perché sono triste. Ok? Perché letti? Perché è triste lei? Perché secondo me ci scappa la seconda morte, ma tralasciando questo, vi ricordo di passare dai miei social, che vi lascio qui adesso su in chat, sempre se si decide, ok? Detto ciò, vi ricordo anche di passare dal negozio, passate dal punto esclamativo negozio e potete acquistare cose. Ah, quindi lei ormai manco si spamma più tipo Instagram. Già l'ho fatto. Lo so, ha fatto fare tutta la chat, non va bene. La chat, ovviamente vi ricordo, comunque i miei social stanno anche in descrizione. È ovvio, comunque. Se siete da YouTube, cioè, comunque, tutto in descrizione. Detto ciò, esatto. Detto ciò, possiamo continuare. Allora, io un pochetto mi sono allenato la squadra. Vi faccio vedere. Allora, ciao, Giovanna al 59, Pollo al 39, Venusaur che al 41 e io dovrei farlo evolvere sto Venusaur, quindi adesso se ho una caramella d'ara probabilmente lo farò evolvere, perché per favore... Ma come fai a evolvere un Venusaur? Perché... Ah? Come fai a evolvere un Venusaur? Non è un Venusaur, ho chiamato il mio Krogan che Venusaur. Ah. Vedi che funziona, sta funzionando la mia tattica. Allora, devo dargli una caramella rara, quindi se ce l'ho con, lo farò evolvere adesso in live. Poi King Kong al 40, Ghiacciolo che è rimasto al 46 e intanto che è al 38. Allora, se non ragazzi, sbaglio, è tutto questo, io non ho allenato nessuno. Ma lei è avanti. Ma perché io, allora, io sincero, non c'ho voglia di fancare. Beh, vedi? Tanto meno allenare i Pokémon. Vedi? Quindi, se così si fa, ora si mette il condividi esperienza, si vola, perché io ne dovrei avere due. No, allora, in realtà voglio vedere se ho una caramella rara, ma non mi ricordo dove stavano. Aspetta, forse di qua? Non lo so. Forse nei rimedi, stavano nei rimedi le caramelle rare, dove stavano? Pokéball, no. Credo negli strumenti a questo punto. Strumenti. Non credo di averne in realtà, mi sa, caramelle rare. Perché ho solo un condivido esperienza? E forse gli altri già li hai messi a qualcun altro? Ah sì, a Chiara. Ok, andiamo avanti, raga. Se vi ricordate... Okay, va... Dica. Hello, dove Gabbro. Andare? Io sto a Rupepoli, dobbiamo fare il covo del team, forse per quello stivi lì. Io sto facendo il covo già, perché ero già entrato. Quindi, ma spora. Io devo vedere, ma io ho cure. Manco tante, quindi fammi andare a fare un po' di cure. Oh. Ragazzi, non vi fate ingannare dal nome della live. Non fatemi ingannare, aia. Questo è solo perché ho visto due live fa. Ma dai, ma e che poi... cosa? Sono triste io. Cosa? Non è possibile che io addormento la caccia di puzzola e lei me la torna. Torna indietro e si cura, perché forse c'è un'abilità che se viene ritirato perde lo status. Ha fatto per due volte. L'unica spiegazione. Mi dispiace, non sono così competitivo da sapere queste cose. Aia. No, io se non mi sbaglio c'era un'abilità che se ritiravi il Pokémon perdeva lo status. Mi pare di averla anch'io. Se non sbaglio ce l'ho anch'io. Sì, si chiama cazzi tuoi.
Venusaur al 42 si evolve. Andiamo. No, sono curioso di vedere. Allora, il fatto è che io ho la live in delay, quindi non so manco chi avrai. Però va bene. Comunque, a parte le cose, dove sta la base? Così, giusto per... Sopra, vedere. Sopra, vai sopra. Ah, forse tu devi andare al magazzino. Vai prima al magazzino. Dall'altra parte. All'inizio della città. Sotto. Quindi sopra. No, lì è... Cioè, dove stai andando tu è la base. Devi andare al magazzino, ma sì, che è dall'altra parte. Ma sì, lo sapevo. C'è uno strumento là, l'hai visto? Comunque si è voluto in Cherrim. Che merda. Domanda, Cherrim come si evolve adesso? Non sai che secondo me serve la pietra erba. E sai che forse ce l'ho. Però devo controllare, vediamo. Allora, è questo il magazzino, giusto? No, no, fammi controllare un attimo se si evolve con la pietra erba, perché se no ho detto una gaffe. Perché ragazzi, il mondo... Sì, sto controllando anch'io. No, il 25... No, aspetta. Cherrim mi sa che non ha evoluzioni. O sbaglio? Non è Cherubi l'evoluzione. O Cherubi la pre-evoluzione. E Cherubi la pre-evo. Qui mi segna che sia l'ultimo Cherrim. Meno che non sbaglio. Vabbè, eh sì, perché ha due forme, o ha quello che ho io, oppure ha la forma splendore. Io ho la forma chiusa. Lei c'ha la forma passiva. Diciamo così, sì. Detto questo, io sono al magazzino, che ci fa? La porta raggiunta è chiusa, c'è, serve una chiave speciale, bang up. No, non era una chiave segreta, aspetta, ma... Forse tu non eri ancora arrivato a sto punto, boh. Ma non è che io devo andare sul monte prima con Scalaroccia? Ah, tu devi andare su con Scalaroccia, sì. Giusto. Sì, perché io mi ero fermato qua per prendere delle pozioni, poi devo tornare a Ombre Gesù. Aspetta, ma Scalaroccia ce l'ho. Nero pietra, rip. Volo. Sopra, Nevepoli, sopra. Sì, lo so che è sopra, solo che volevo guardare la zona in modo panoramico. Non serve guardare la zona. E chi l'ha deciso? Non so chi l'ha deciso, mai preso sempre più. Citazione poi. Che poi ci danno il copyright. No, tranquillo, non canto così bene. Aia. Tu non mi dici cosa non posso fare. Anche. Comunque è divertente, raga, che io sia già arrivato dal capo Cyrus. Un saluto a Cyrus. E io ancora devo capire dove cazzo devo andare. Esisterà la riva Arguzia, anche il lago. Forse tu non l'hai fatta forse neanche la cattura al lago Arguzia, no? Sì. No, al lago no, alla riva. Al lago... Allora devi andare al lago. Farla anche al lago. Oddio, del burro gratis. Che avevi già catturato, mi ricordo. Cioè, dottore, guardi, proprio l'ultima zolla nerba. Proprio come a dire, ti devo prendere... Cioè, mi deve uscire Miss Magius? No, mi deve uscire burro gratis. Ma burro gratis è inevitabile. E che ci avanzi. Ma come non è effetto. Allora questo vuol dire solo una cosa. Ok raga, se sto tornando adesso indietro è perché voglio controllare se ho battuto tutti gli allenatori nel magazzino, perché non ricordo, quindi andiamo. Perché se non sbaglio, dopo che battiamo Cyrus, non sarà più possibile batterlo. Ragazzi, salutate il nostro personaggio, perché... Ah no, è risorto. No, era leggermente precipitato. Ah, vabbè, vedi? Vuoi fare Scalaroccia? Sì. Il tuo personaggio è avanti. Ok, sì, qua non ci sono andato ancora. No, io qua ci sono andato.
L'hai fatto? Qua ci sono venuto. Allora l'hai fatta, sì, la cattura di Varguzia? Sì. Ma perché ci sto tornando? Ma controlla un attimo se è un Pokémon non è catturato a Rivarguzia. No, 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 sì, no, mi ricordo che... Al lago, scusami. No, comunque, mi ricordo che mi sono fatto sta parte qua, 100-100, perché qua stavo qua quando c'era anche Joe che stavo parlando, mi ricordo. Il fatto è che, dopo di questo, dovrei avere la chiave. La chiave non c'è. Forse devi parlare con il tizio che stava... come si chiama? Davanti il a Rupepoli. Parli con lui, poi arriva Bellocchio, può essere. Prova. Non Volo ricordo, per sicurezza. Volo. Ma sì, raga, questo è per il content. Sì, sì. Esattamente. Air content. O air contentino, mi scusi. Ok, prendo la bicicletta e me ne vado da questa serie. No, come me ne vado da questa serie? Ma è la serie migliore di Twitch Italia. È avanti come cosa, eh. No, devi andare nella base principale, non al magazzino. Quello è il magazzino, l'altra parte è la base principale. Vado a prendere il suo strumento. Yeah. Ho qualcosa da incontrare anche con questo strumento. Me lo ricordo, era triste quello strumento. Questo comunque è una Master Ball. C'è anche un lato. A un lato dell'edificio c'è una ball. È un po' nascosta, però. Ehi, messaggi. Ehi, messaggi. Che devo fare? Devo mandare un messaggio a te? Non lo so. Se lo dai un Pokémon, magari da qualcosa. Non lo so. Tutto questo, ma sì, se può fare, se dice, nel dubbio io mando a cagare qualcuno attraverso un Pokémon, mi sembra giustissimo. Ok, apriamo con la gala chiave, eccoci qui davanti, dinanzi a Cyrus, che ovviamente... Ma dov'è il tizio? Ah, il tizio qua. Comunque a un lato dovrebbe esserci una Pokémon, non ricordo quale però. Forse dall'altra parte. Perché, ah no, per una volta ho azzeccato un 50 e 50. Insomma, oggi messaggio simulator. Messaggio simulator, raga, io sono pronto. Team Galassia, no, buonasera. Buona, io c'ho Kingdra contro. C'ho Pulsar, va benissimo, io ti blocco la vita. Ok. Mochum. Ti riaddormento di nuovo. E sono lento comunque, ho notato. Cosa importante. 60 con Giovanna. Blaziken. Oddio. Blaziken al 44. Cioè... Aspetta, mi hai detto che devo andare direttamente qua. No, 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 devi andare al magazzino. Adesso devi andare al magazzino, dopo che hai parlato con... Che mi ha aperto. No, perché poi lui ti darà la chiave, se non sbaglio. Te la dà proprio Bellocchio. Ma allora, Bellocchio è il personaggio più inutile di Platino. Bellocchio! No! Cioè, è un detective che non sa fare manco il suo lavoro. Il detective, no. Locker! Ciao, scusi, ti ho fatto aspettare. Quando io avanti
Cioè, ma la cosa divertente è che vado io avanti, ma ci saranno delle guardie che ci fermeranno dopo no, per lottare. King Kong! Qui. Oh, quindi, senti qua. Quindi, dopo che... Quindi lui è andato avanti così per bellezza. Sì. Buonasera. In sostanza, sì. Qua non ci posso andare perché c'è la bell'occhio, la dopo chiave. No. No, l'hai curato, bastardo. Psichico. Venosaur, crediamo in te. Non vogliamo altre morti. King Kong già ci ha rilasciato di nuovo. Mamma mia. Come Venusaur, Killay Blaziken, nessun altro. Che perfezione. Per Roselia ha troppo senso in questa base del Team Galassia. Soprattutto con fuoco pugno. Hai ottenuto una Master Ball! Cosa? Cyrus mi ha dato una Master Ball. Ah, lo so. E quindi se ne aggiunge un'altra! Benvenuta! Abbiamo un botto di Master Ball. Speriamo di riuscire a fare delle catture. Nel mondo distorto, in teoria, la cattura vale, no? Easy Master Ball, esatto. E quindi, e vedi? Abbiamo risolto. Pietro quella... ovale. Pietro ovale. Cioè, già è una pietra uovo. Io faccio il discorso qui. Buonasera. Buonasera, un discorso a tutte le reclute. Sono io il vostro capo adesso. In teoria buonasera, sì, anche, in teoria anche il leggendario è randomizzato. Sì, sì, è randomizzato. È tutto randomized. Ah, no. Ah, non ci capiamo bene se tu inizi a fare doppio team. Bravissimo. Cioè, vedi perché adoro Void? È meglio di tutti i miei altri Pokémon. Io devo andarmi a curare, mi sa, perché c'ho tipo la squadra Tauros morta. Vedi perché Tauros... sì, Tauro. Vedi perché Void è forte? Perché nonostante Sgranocchio fa il culo a tutti. Cioè, nonostante, capì, la parà. Oh, ho detto che... Nonostante la paralisi, lui non si paralizza. A lui mica avanti, a lui indietro. Ma chi? Void non è avanti. Povero Slowpoke, però, Povero Slowpoke. Sono un meme team, ma non ho nemmeno un Pokémon. Che cazzo ti hanno messo a fare? Sei è quello inutile. Che porta il caffè? Sì, lui è quello che porta il caffè. Lui è quello che porta il caffè. Sono la recluta più forte. Ma un difettuccio, non so come funzionano i pannelli di trasferimento. Tu sei un coglione. Lui è avanti. Non è un coglione. Intanto forse... Certo, fammi capire, è la recluta più forte, non ha Pokémon e non sa come funzionano i pannelli. Ma lui è avanti, te l'ho detto. Ok, a posto. E il primo è andato. Shroomish, dottore, Shroomish. Fuoco pugno. Povero. Guarda come muore bello. Guarda come sta obliterando tutti. Vai Giovanna. Chi? Giovanna, credo in te. Uno Spiritomb. Veramente... Sembra uno Spiritomb. Le ricordo. Lo so. Dottore, lo dice a me che sto obliterando tutti con Void. Vedi? Probabilmente noi da questa randomizer non usciamo che Spiritomb è il Pokémon più forte del gioco. L'unica spiegazione. Aspetta, il Pokémon più forte del gioco...
Finché non becchi. Perché non hai altri Pokémon. No. Cioè, nel senso, capì? Spiritomb è fortissimo, però. Cioè, l'ha graziato un po' sto moveset, almeno per me. Mi sembra perché giusto. Perché comunque assorbi pugno, fuoco pugno, sgranocchio che sta, buon latte, quindi può recuperare HP tutte le volte che vuole. No, questo c'ha i reggi. E vedi? Lui è avanti. Lui è andato. Lui vive a Owen. No? Vive a Owen lui. Sì. Ma il senso di spennata. Calmamente. Ah, madonna. I bei tempi del competitive prima che esisteva. Dottore, questo comunque. Questa mossa, questo. Come si chiamava? Già mi sono scordato la mossa. Quel. Calmamente mi ha ricordato un po' i bei vecchi tempi del VGC. Quando prima di esistere i tipi folletti c'era Latios che calmamente Draco Pulsar shottava chiunque. Povero. Erano tempi brutti. Adesso caccia Regidrago, mi dicono dalla regia. Sì, nuovo. Qui dicono. Sì, caccia tutti. Il problema sai qual è che tipo io ormai non seguo manco più tanto il mondo dei Pokémon, quindi può essere pure che l'hanno fatto un Reggi, perché tipo io ho visto qualcosa tipo un Reggi, tipo un Drago. No, no, si chiama Reggi Drago, è il nuovo Reggi di Spada e Scudo. L'hanno inventato? Sì, sì. L'hanno inventato anche quello. Si chiama Reggi Drago. Io mi sono fermato alla sesta generazione. Vedi? Devo andare più avanti. Vedi? Per scelta non sono voluto andare più avanti. Ah, per scelta, ok. Sì, perché già ho visto già la sesta generazione, insomma. Alla settima ho visto i primi Pokémon e ho detto, insomma, ma proprio un insomma, ok, basta. Poi sarà anche il fatto che... Oppure questo è inutile, perfetto. Poi il dottore sta dicendo, in realtà la settima l'ho giocata. Cioè, solo in luna l'ho giocati, più o meno. Non era manco quello il problema. Il problema arriva con... l'ottava generazione. Ah, veramente, non ci ho capito un cazzo. Vabbè, noi l'abbiamo portata in live, vi ricordo di recuperarla, già che ci siamo. È sul canale YouTube. Lo spamming, sempre e comunque. Il 41. Ok. Cioè, bello. Cosa Flame non segue? Cosa Flame non segue YouTube? Aia. No. Oh, così no. Aia. Questa fa male qui, ma fa male soprattutto qui. Indicando bene, il cuore. Dottore, comunque mi piace il fatto che ho fatto qui e qui, nonostante non si vede un cazzo. Però va bene. Intendevo il meme più che non l'ho indicato. Ecco. Lo so. Comunque, ga, no, non ho seguito il canale YouTube. Vuoi sapere quando ho iniziato a seguire il canale YouTube? Quando ho iniziato questa serie. Ma che cazzo devo fare? Esatto, fate come dice Gabbro, raga. Seguite il canale YouTube e non fate come Flames. Leggi lo sponsor, insomma. Mi piace comunque il fatto che ti ha detto leggi lo sponsor, se no non lo leggi. No, io sono avanti quelli lo stesso. Insomma. Saluta Groudon che ci segue dalla Monte Corona. Sì. Ho detto, in realtà io sto girando un po' a caso. Beh, in realtà basta andare dritto. Letteralmente. Ma io sto andando dritto, è quello il problema. Vedrà che la strada la trova, non è... Dici prima o poi. Sì. Oh, uno scienziato.
Se non sbaglio, la chiave dovrebbe essere quella lì a terra. Ok, in teoria dovremmo andare qui, no? Kingler! Oddio, ma noi tipo possiamo... Detto, ma... Si può uscire e poi rientrare, giusto? Sì. No, perché sto finendo i PP. Huntail! Oddio, aspetta. Huntail sarebbe... Chi è Huntail? Dottore, non mi ricordo. È di tipo acqua, comunque. Tipo acqua, perfetto. Cambia Pokémon. Facciamo giocare anche un po' scatarrato. Dolce Gatto nella caverna. Va benissimo, mi va benissimo. Cioè, mi ha fatto fare verte e bufera per niente. Guardalo! Quanto è forte! Ci avrò dei repellenti secondo voi, boh? Credo di no. Brava, polvo cu... Dottore, non abbiamo... Cioè, non abbiamo randomizzato gli oggetti chiave, giusto? No, in teoria no. A me Cyrus ha dato la Master Ball, è un oggetto chiave, no? Ho avuto culo. Eh no, perché poi aveva il dialogo della Master Ball, diceva la Master Ball è un... un oggetto importante, una... ci ha dato precedenza. Ah, chi si è perso la chiave? Ah, allora sarà quello. Chi si è quello genio? Che la chiave? Ma comunque anche questi, chi si è nato genio? Poi sai, non si chiede, ma perché non abbiamo conquistato il mondo? E Cyrus chiede bene. Fa un'ottima domanda. Beh, Cyrus, sì, il tuo team viene battuto da un bambino di 12 anni. Manca. Buonasera. Buonasera. E capisci che il tuo piano fa un po' schifo. Ho trovato una pietra al bore. Interessante. E ho trovato una pietra al buio. È una tristezza. Ho trovato un'altra lastra, quindi ufficialmente è stato ufficialmente rilasciato in anticipo solo sul mio Pokémon Platino, Pokémon Leggenda Arceus. Siamo d'accordo, no, tutti, Pokemon, vero? No, Pokémon Leggenda Arceus, spostati. No, è stato rilasciato proprio Leggenda Arceus sul mio Pokémon Platino. MT45 Scudo Acido, tutte MT che sono utili quanto non si può. Salutiamo Max Pezzali, che sono sicuro che lui è utile. No, manco lui. No! Io sono triste adesso. Vado a piangere in un angolino. Lo sai che sto guardando la live sperando che tu col tuo PG ti metti in un angolino, vero? Ho fatto. Sono in un angolino. Insomma... Che significa, Gabbro? Significa? Non lo so, Gabbro spamma di più. Promettici anche un meno ogni tanto. Meno, mi sembra giustissimo. Ho menato un pugno alla tastiera, buono! Ascoltate che bella hosta questa, raga. Io a volte ci butto le testate. Wow, MT30, tornado. Tornado. Yeah. Vai a tornado. Okay. Buonasera. No. Che succede? Bugo. Lasciami la Zoom 11 a casa sua. No, in a Zoom, no. Ok, dottor. Ok. Tu mi hai detto, vai sempre dritto. E insomma. E insomma, io sono sempre dritto, sono andato bene. Perché io no? Non lo so. Roselia. Ora. Ho capito che io la ROM competitiva, ma fino a un certo punto. Pure i percorsi sono competitivi. Sì, è tutto competitivo. È stato modificato tutto a opera d'arte solo per lei. E
Tra poco avrà le host anche di Kingdom Hearts, tra poco. Cioè, proprio le ascolta al posto di quelle di Pokémon, compaiono quelle. Ma magari. Sono molto più belle. Sì, ma compaiono quelle host. E dici, ma scusami, sì, perché quello il randomizer fa anche quello. Ok, ma in tutto questo, mo. Io ho trovato la Galacta chiave, Galacta Knight. Galactus, ok, poi? Galactus, prossimo cattivo Marvel, attenzione. Tutto collegato. Ci dica. Ah, vabbè, adesso che ho trovato la Galacta chiave, devi andare dall'altro edificio. E mo dici? Eh sì. Io che sto girando come un coglione. Sì. Dottore, le posso raccontare un aneddoto simpatico su prove false fatte? Io ho paura. No, niente di... È bannabile? Non è bannabile. Speriamo. Ragazzi, allora, che dire? Io sono un ragazzo molto studioso. Le prove invalsi non esistono. Esattamente. Le prove invalsi. Allora, sulle prove invalsi, vedete che ora si fanno online per mantenere tutta la sicurezza, distanza, eccetera. Vedete che ci sta scritto prova di matematica? Ecco, io per fare alcuni... c'erano delle domande vero o falso. Ragazzi, ricordate questo che vi servirà in futuro. Quando ci stanno tre domande vero o falso, voi dovete fare questo ragionamento. Prova di matematica. Prova sono 5 lettere, D sono 2, matematica sono 8 lettere. In totale fanno 15. Però la D fra prova e matematica è una brutta parola, perché, capito, prova di matematica, mostro D che l'ha inventato. Ecco, lo levate di mezzo. Quindi meno 2, esce 13. 13 poi si fa diviso 2, perché? Perché noi abbiamo messo insieme due parole e la prova di matematica è una. Dottore, si trova? Non sto capendo dove deve arrivare il discorso, però. Aspetta. Diviso 2 fa 7,5. 7,5 è il gioco di carte. Quindi le risposte sono... La prima è vera, perché se fai 7,5 hai vinto. La seconda è falsa, perché se vai oltre il 7,5 è sballato, quindi hai perso. La terza è falsa, perché può fare brutto 2 vere. Non credo si facciano così le prove falsi. Ma non è finita qua. Ci fu un'altra teoria. Ecco, è finita. Allora, riprendete la stessa teoria di prima, fino al 13. Però noi, pensate questa cosa, noi a 7,5 non ci sappiamo giocare. Quindi al posto di dividere moltiplichiamo per 2. Esce il 26. Il 26 è il giorno in cui io ho fatto le prove invalsi. Le domande però in quel caso erano 4. C'erano 4 da rispondere, ovvero falso. Quindi erano il 26, 04 erano le domande, 2021. Quindi di risposta, prima si doveva dare la seconda, ovvero falso. Poi la prima, perché lo 0 è il numero più vicino all'1. Quindi falso vero. Poi ci sta 21, che è 2-1. Quindi falso vero, falso vero. Sì. Allora, questa che è una zona nuova? No, Monte Corona. Ma fuori dal Monte Corona. Dottore, se vuole l'ultima teoria magica. Io ho paura. Non ascoltatelo, io mi dissocio. Allora, bisognava calcolare l'area di un poligono. Buonasera, Rayquaza. Comunque, bisognava calcolare l'area di un poligono. E essendo che la prima teoria della... L'abbiamo già usata. La prima teoria della termodinamica. Per la teoria del gatto di Schrödinger, fratto la prima teoria della nuclearicità dell'energia, il risultato è 12. Volevo salutare un iscritto che gli è scritto, che si chiama Killer Bunny. Grazie Killer Bunny comunque per l'iscrizione. Non si è iscritto adesso, però voglio salutarlo. Io tipo, se, immagino, se veramente... Come c'è fuoco ardore? Io me l'ho visto. Aia. Meno male che sei paralizzato. No, c'è un Rayquaza. Cioè, addio Rayquaza. Bailiff. Perfetto.
Ragazzi, il mio cerrimo nemico è tornato. Ma lui ti vuole bene. Io lo ho bruciato. Ho notato. Però ti ha fatto un botto di danno, Costra. No, quello è stato il requazzo di prima. Comunque mi sa che mi devo andare prima a curare. Io sto andando a Monte Corona. Dottore, comunque si trova. Tutto. Ricordo comunque, okay. Killer Bunny, grazie per esserti iscritto. Io non lo so, lui dove le caccia queste cose. Poi immagino Gabriel che è ancora in chat e sta sentendo queste teorie. Sì, ma lei fa le teorie. Salutiamo Saidonia, che sono sicuro che ci segue. Dottore, allora, lei sa che nelle prove invasi di italiano di solito non esiste. Ci sono le domande, a risposta multipla. Adesso, altra teoria, vada. Ha presente che, allora, come disse un vecchio saggio, quando non sai la risposta è la C. Interessante. Però questo no... Però io l'ho fatto valere anche per le risposte aperte. Eh? C'è una domanda a risposta aperta, ho messo proprio scritto, per me la C. No, che cosa significa? Quindi se non sai che cosa significa, per me la C è la risposta corretta, non ho capito. Esattamente, a qualsiasi cosa. Non credo funzioni così, non so perché, ma non credo funzioni così. Oh, noi intanto stiamo asfaltando Blastoise. Vuole sapere una cosa divertente? Dica. Devo mettere una percentuale. Dico solo, con problemi di matematica. Devo mettere una percentuale e ci ho messo 5. Proprio scritta a lettere. Ma? Perché? Perché era bello scrivere 5 a lettere. Volevo fare qualcosa di alternativo. No, è perché era semplicemente... Io pensavo, vabbè, ha scritto 5 perché ha sbagliato, non ha fatto lo shift. No, 5 proprio. Proprio 5. Dottore, tutto bene? Sto bene. Ma sì, ho fatto di peggio, lei lo sa. Salutiamo la live che ci segue da casa. Salutiamo tutti i nostri compagni di classe, amici, cugini, parenti, zii, nipoti, chi seguono da casa. Sì, tutti. Tutti. Ok, intanto sto andando anche nelle zone del Monte Corona che sono in più. Ecco. Sono aggiuntive. Bravissimo. E lo sta facendo giustamente perché io sto finendo ancora la cosa. No, anche per allenarmi in realtà. Rhyperior. E poi sai, no, il denaro non fa mai male. Dottore, dici a me. Dico, magari ti serve qualcosa da acquistare. Io le ricordo che ero senza un soldo bucato a inizio serie. Dottore, io tra poco ho 100.000. Tra poco posso comprare una bici. Dica. Arrivederci. Ma no! Ha visto troppo guardie, alla prossima. No, ma... quella volta che ero su Days Gone, che è praticamente un gioco di zombie, uh-huh. E tipo stavo per girare l'angolo col fucile, ho visto tipo un'orda di zombie. Magari la prossima volta, è stato un piacere, arrivederci. Tante care cose, addio. Mi sembra giustissimo però. Vedi, c'era lo strumento? Non lo trovavo, se no. Mi serviva proprio la piccola erba, che non so manco che cazzo fa. Oddio, ma c'è uno Scizor, fermi tutti. Ciao, Scizor. Sono triggerato. Lo so. Tanto prima o poi, e quello faccio, lo annuncio. Prima o poi arriverà il giorno in cui vedranno in una Pixelmon il mio Scizor. Il mio Scizor è finita. Dottore, e queste sono affermazioni pesanti. Intanto ho trovato un'altra lastra per leggende
Antica leggenda Archias. Ok. Ma io te lo devo. Nei nostri due randomizer, ufficialmente Archias si è intrufolato. Infatti, non è più il dio di un nuovo mondo, ma Archias è il dio dell'inferno adesso. Ufficialmente. No, non è il dio di un nuovo mondo, perché quello è Light. Aia. Altra citazione. Nani. Dottore, io questo discorso l'ho visto fare da... Non si può dire. No! Salutiamo la tartaruga che ci segue da casa. Bruno la tartaruga. Bruno la tartaruga. Capro, non so se tu ti ricordi. La tartaruga. E solo a parlare mi è venuta la tosse. Gabbro, se ti ricordi, questo discorso l'ha fatto un signore. Giovanni, che di cognome faceva la tartaruga. Proprio. Giovanna colpisce proprio come... Aia. E niente, questo non dà nulla. Strumenti non li posso prendere, sono senza spaccaroccia. Comunque, dico alla chat... No, non posso parlare in questo momento. Cioè, c'è uno che fa un discorso, si può riferire solo a un discorso. Ma no, non puoi, non ti... Tanto quelle reclute non esistono. Sono fesserie. Guarda che il mondo Pokémon avesse fatto veramente riferimento a quel discorso. No, sarebbe stato bannato da tutto. Tutto. Io, Cyrus. Perfetto. Oh, le parole sono quelle. Io, Cyrus. No! Io, Cyrus del Team Galassia, è il mio youtuber preferito. Sì. Madonna, quanto è difficile. Madonna, mi sto trattenendo. Ma tu vai avanti col discorso, vai avanti. No, non lo leggo, faccio prima. Eh sì, è quello, vai avanti. Salutiamo la tartaruga. Oh, i nostri cuori battono all'unisono. Basta. Che cazzo. Gabbro, ti faccio una proposta. Se vuoi, puoi entrare giusto 2 secondi. Ti dico quella cosa mentre Alan così la fa sentire agli altri. Perché sennò ci bannano. E ti dico quella cosa molto divertente che dovevo dirti. Se ti va. Dottore, ne approva? No, non posso approvare. Peccato, perché... Puoi ripetere? No, praticamente ti ho detto. Se vuoi, posso continuare il discorso sul... quello che ti stavo dicendo sul discorso. Tengo abbassato perché sto... Vedi. Ma non ci crede nessuno. Allora. Comunque, no, ti stavo dicendo... hai presente la scena prima del discorso? Può riprendere storicamente una grande scena, capisci a me? Storicamente una grande scena? Sì, di un grande discorso. Di una grande tartaruga. Esattamente. Una tartaruga con i baffi. Vabbè, è la tartaruga con i baffi. Comunque, in tutto questo, Twitch mi dissocia dal discorso. Idem. I discorsi sono brutti, non ti possono fare. Soprattutto, no! soprattutto in piazza con tanta gente, non si possono fare. No. Tipo, puoi chiamare questo episodio il discorso? Il discorso, va bene. Ma qua non posso tipo curarmi? Sì. Addormentarmi? Sì, sì, sì. No, non devi... Buonanotte. Perché funziona anche così? A me così mi sa... non andava. Io prima di... Davanti al letto. Due interrogazioni. Che sarà mai? Io domani ho 2 compiti. Tipo che sto studiando. Ragazzi, studiate, è importante. Che bei insegnamenti, comunque. Non mi sembrano tanto belli. Ragazzi, ricordate che la scuola è importante.
La vuoi fare in doppio? Ma sì. Ah, io me la son... Me la son divisa, la quella lotta. Te la sei fatta in singolo? Sì. Signori, questo streamer non è coraggioso. No, no, dopo una morte lenta e dolorosa, no. Oh, Piovischio, perfetto. Cioè, proprio si è buttato la zappa sui piedi con Piovischio. Perché io faccio così, surf. Vada, Rapidash, KO. Ma surf prende anche Void. Ma Void resiste. E guarda lui. Vedi Void? Metagross. Oh, perfetto. Perché, oh, Metagross è andato al momento giusto, sai perché? Perché? Perché si fa così, Nero Pulsar. Perché sì, ho insegnato a Sui con Nero Pulsar. Ma lei avanti. Come ha fatto Metronomo? Divinazione. Oh, Gesù. È finita. Oh. Tu immaginati Metronomo ultimo canto. E io switcho. Cioè, scusami, Nero Pulsar ancora non era d'area in questo... Se, non lo so, questa sai. Divergisan... Sale al 36. Chi si evolve? Nessuno. No. Ok, ora si fa... Mi sono scocciato, si fa Sgranocchio. E su di lui ci fai Scalaroccia. Così. All'anima dell'attacco che c'ho. Psicotaglio. Buonasera, Gio. Buonasera, Gio. Ora che avanzitudine. Furto! Questo è un classico Squirtle di una città italiana. Ma no! Non possiamo neanche... Ah no, non si può dire! Ah. Questo è città shaming, ok? Ah, non posso dire di quale città è. Io mi dissocio. Ma sì, Gio, che tu sei primo che insulta... Non insultare Max Pezzali. Esatto, insulti Max Pezzali. No, ma come insulta? No, non lo insulta. Lui mi vuole bene. Anche lui ti vuole tanto bene. Ricordatene sempre. Ma chi? Max Pezzali. Lui ti vuole tanto bene. Perché stiamo finendo in discorsi poco consoni? Perché è così che vanno a finire. La randomizer va a finire sempre così. Dimmi quando è andata a finire, no, bene. No, 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 tutte le live in cui ci sono io. Effettivamente. Vi ricordo di recuperarvi anche Minecraft come VOD sul Twitch. Oh, Perché lei parla di Squirtle? È perché ha fatto furto. Aia. Vigor Banda. Ma si può dire da dove proviene furto oppure non posso? No! Proviene da una mossa Pokémon? Se è una mossa Pokémon, sì. Giusto? Aspetta, lo devo dire per liberarmi. si muti. Ah... L'ho detto. Oh, vedi. Ci siamo fatti bene. Vedi che avanzitudine. Pozione Max. Guardate, okay. La gabbo, bambini, mi raccomando. Guardate la Gabocraft, che è sicuramente più family friendly delle mie live. Vedi? E poi parliamone. Delle nostre live, essere più family friendly, non è che giovola tanto. Cioè, no, è una volta parlando i cinesi e poi parliamo dei furti di quella città. Vabbè, noi siamo avanti, però. Dove ci manca solo il motorino. No, intende su Fortnite il motorino, ovviamente. Esattamente, quella capì, quel ballo col motorino dove parte una certa tarantella di una certa città.
No, lui adesso sta intendendo un'altra cosa. Lui intende un'altra emotta adesso. Ragazzi, se avete meno di 14 anni, non guardatela questa serie. Giustissimo. Fidatevi. Perché se poi andate a fare shipping col motorino, io che ci posso fare? Ma ci stava. Non ci si specificarlo. Lasciamo i bambini alla Gabocraft e le persone con un po' più grandi a questa serie. Beh, la Gabrocraft non è che sia tutto questo family friendly, però va bene. Dottore, arriviamo a sti livelli? Eh no, però. Allora. Io mi dissocio. Anch'io ho trovato un'ante il contro. Adesso. Segnoraggio di nuovo. Mesprit. O fermi tutti. Madonna che palle. Ma forse per fortuna riesco a farmelo, infatti, l'ho fatto subito. È semplice, ho detto che la Gabrocraft è leggermente più family friendly di parlare di cinesi. Quello intendo. Non è tutto questo family friendly, perché non lo è. È più family friendly di questa serie. Non puoi dire di no. Non ho detto che non sia family friendly. Non ho detto che la tua è family friendly. È un'altra cosa. Abbiamo detto che sicuramente la nostra è meno della tua. Esatto, e quindi un demerito. È un merito. Non lo so come volete voi, Perché fatelo. io cammini live non ne voglio. Giustamente. Cioè, io gente capì un po'. Che se dico scippo col motorino capisco a cosa mi riferisco. No, vabbè. No, ti prego. Au, San Creeper, voi. Tu dici San Creeper, io dico San. No! Perché? Così a muzzo, che senso ha? Cioè, mi va bene, ok? Però a muzzo, non mi sembra una cosa normale. Adesso sono il Sun, che poi che Sun ci sta in quella città, lo sanno loro. Ma non noi. In realtà io sì. Siamo sicuri? Dottore, vuole la prova? Ok, No. dottore, ci sono due vie, dove prima quella dietro Cyrus. ho? Ok. Prima quella dietro Ciro. Oh, no, 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 Andrea, non mi devi far andare qua. Aspetta, no, mo devi entrare in live. Che cazzo, è ancora atroce. Non funziona così. Aspetta Non funziona così. un attimo. No, ti prego, entra un attimo. Non funziona così. Esca da lì, per favore. Salvi Mesprit e Azerfeyuxi, non c'è, sono più importanti di questa cosa. Aspetta, Andrea, non Mi muto. Perché? Perché? Non è possibile, raga, non è possibile. Oh, Madonna. Noi ovviamente torniamo un attimo indietro perché volevo curarmi, prima cosa.
come una delle poche cose che voglio fare, voglio curarmi un attimo comunque, perché so che ci sarà una lotta in doppio, quindi voglio essere sicuro almeno su questo. Anche perché, come ben sapete, qui siamo avanti. Quindi torniamo a curarci. Siamo tornati? Dottore. Andrea, non ti preoccupare, non stiamo facendo più niente. Sono davanti, dottor. Andrea? Presidente? Ok, io va bene. Ok, presidente si è svegliato. Presidente? Dottore, non mi doveva far andare là, lei lo sa, vero? Però non mi ricordavo, se non sbaglio c'era uno strumento, però a quanto pare no. Va bene lo stesso, così va bene lo stesso. Va bene, l'importante sono le citazioni che non vengono mostrate in live. Se volete mostrarle, ragazzi, iscrivetevi al canale e venite con noi su Discord se volete sentire queste cose. Aia. Andrea, però... c'è... Cosa? Però poi, cioè, dovete essere pronti a quello che sentirete. Ragazzi, quindi, non ho capito, è a vostro rischio e pericolo. Esattamente, parlare con me è come la roulette russa. Io mi dissocio lo stesso. Mi sembra giustissimo. Chi è entrato? Ciao Joe. Vabbè, Joe sta in creativa, quello tra gli altri non parla. No, buonasera. Ma non lo so, ma che è diventato un salotto? Scusi, è una chiesa. Andrea, in caso che devo dire qualcosa di bannabile, ti muto un attimo. No, tranquillo, non dico niente. No, io sto giocando a un gioco molto particolare. Molto bannabile. Oddio, no. È Probobus. Perché non c'è la beta? Voglio la beta, datemi la beta. Perché non lo catturi? Che mi è tenuto. È perché è un allenatore, è di un allenatore, c'è la Flames. Ah, ok, ora ho visto. Non va bene, Flames, non va bene. Voglio la beta. Ora si faceva come chi tempi, però si installava la ROM che potevi rubare i Pokémon. No. Sapete quella ci sta solo in una città. Sapete che una ROM per prendere le bacche dovete usare furto? Mi dissocio. No, seriamente, su una ROM di Light Platinum. Non da quello che hai detto tu, da quello che ha detto Flames. Che vabbè, non era abbastanza intuibile, però fa niente. Io mi dissocio stesso. Comunque, non so se avete ascoltato. Sì, ho capito. In Pokémon Light Platinum si chiama. Ah, ok. No, è come se su Marrun Merda usavi furto per prenderti le Master Ball dai cacciaviti. No. No, non dai cacciaviti, dai coltellini multifunzioni. Però potevi, vedi? Eri avanti. Questi tenevano l'oggetto Master Ball come prestabilito, che te ne avevi come predefinito, che te ne avevi nei primi. Posso dirti una cosa, Andre? Dica. La cosa... Forse quella Chrome la conosco pure. Light Platinum? No, quella ROM che dice dove potevi usare furto per rubare i Pokémon. Non per rubare i Pokémon. Vabbè, dove utilizzavi sempre furto. Ah. Per caso, l'opening di quella... a Chrome inizia con una tarantella. No! Che cosa significa? È quello che prima aveva fatto il riferimento. Poi è bello che noi teoricamente, cioè, siamo campani noi, quindi sì. non è quello. Vabbè, però che vuoi, Twitch non lo sa questo, è quello il problema. Twitch, no, allora non è per il fatto di Twitch, dico noi che ma sì, c'ho degli amici proprio di quella città e ci scherziamo ogni giorno su queste cose. Ah, ok, va bene. Questa è l'avanzitudine. Loro sono molto più simpatici di molta gente di qua. Tipo Joe? Ah no. Joe. Ma parlando di cose serie, volete lo sponsor di oggi? Sponsor di oggi, mi piace. Beh, ma non serve per questo.
No, scusa, non serve. Oh. Sponsor di oggi? No, no, questo lo devi lasciare a Joe. È Mastro Lindo. Oh, vedi? Spolverate... No, aspetta, pulite la casa con Mastro Lindo. Pulite okay, il latino di fiducia. Esatto. Però attendi a quale... Ragazzi, però attendi a quale Mastro Lindo gappate. No. No, raga. No, raga, detto sinceramente, vi devo raccontare un po'. Allora, ieri mi stavo facendo la doccia, lo so, già spettacolare. No, scherzo, ragazzi, io me la faccio sempre la doccia. Comunque, stavo dicendo, ieri, a parte le cazzate, ieri stavo in doccia... E a un certo punto noto che tra gli shampoo c'era il prodotto di Mastro Lindo. Sapete lo spray quello là di Mastro Lindo, no? Immagino di sì. E certo, tipo mi guardava, cioè nel senso tipo mia madre, non so, penso mia madre, l'ha messo tipo in modo che tipo guardasse la doccia. Cioè proprio Mastro Lindo, era inquietantissimo. Vabbè, ti guardava Mastro Lindo, mi sembra giusto. Di Mastro Lindo avanti. Che ragazzi, poi ricordiamolo, i pelati c'hanno il coso duro, ricordiamo. No, mi dissocio. In realtà non è che... Ragazzi, il mio argomento è meglio. Ma, sì, la cosa ma la cosa divertente è che noi parliamo di Mastro Lindo in questo momento, tipo, c'è la storia del mondo Pokémon che sta scorrendo in background. Però c'è Mastro Lindo. Fatta apposta, capito? Tutto cosa, tipo, per esempio, mo stiamo giocando a Pokémon, per intanto io vi racconto questo piccolo aneddoto che è successo nella mia vita ma ieri. Ma sti cazzi, Pokémon! Esattamente, arriva a un certo punto il mio professore di economia, e in realtà è un sostituto del mio professore di economia. Ma non ti deve permettere neanche di parlare, insomma, no? Esatto. No, bella, arriva a un certo punto e dice, ragazzi, cosa state facendo? Come state messi in economia? Tue. No, aspetta, come cazzo l'ha detto? Manco mi ricordo. Benissimo, easy Alzheimer giovanile. Ah sì, perché dovevamo iniziare a pensare le cose di economia per l'esame. Come state messi? No, aspetta. Beh, meglio che non chiedere. No, ha detto proprio, cosa state facendo? Schifo. Beh, direi che non ti ho risposto però, eh. Andrea, dove dobbiamo andare? Monte Corona, giusto? Dopo che l'hai fatti, sì. No. Sono un coglione. Comunque c'è Flames che c'alluglia, cioè almeno da me c'alluglia. Hai visto? Ah, il rivale? Sì. Lui è avanti. Meglio del Flame originale, Flame non c'alluglia. Allora, io te l'ho detto, a te ti capita uno Slowpoke, Andrei, come leggendario. Lo vedremo. Tanto ci siamo. Ecco qua, Cyrus è tutto pronto con la rossa catena, guardalo com'è carico. Guardalo, subito, pronto. Momento solenne, ragazzi, musica di Super Quark. No, come musica di Super Quark? musica adatta di Piero Angelo. Ulisse, il piacere della scoperta Uncoming. Non era il dispiacere della scoperta. Salutiamo il Gabibbo. Amici di Striscia, salutiamolo. Belandi, amici di Striscia. Vabbè, tu sei brava, Dandia, io non lo so fare. Amici, vi fatto la bici! Buonasera. Ok, perfetto. Gabibbo. Sì. Ascoltate, continui del Gabibbo. Ragazzi, avete presente la pagina tipo di fanpage, giusto? Salutiamo fanpage che ci segue. Tu segui fanpage. No flame. Salutiamo fanpage che ci segue. No, a un certo punto vanno vicino a persone. Vicino a delle persone che, diciamo... che vengono dall'estero, capito a me? Ok, tipo, va bene. È tipo, cioè non so se questa cosa è bannabile o no, però penso di no. Mutati Andrea, poi li ripeti, ok? Va bene. Oh, noi intanto, come vedete, c'è questa scena epica che non è rovinata dalle parole. Letteralmente il signor Cyrus che parla di Uxy, Mesprit and Adolf. Della protezione di Sinnoh. Guardatelo com'è contento. Guardatelo. Com'è pronto a creare un'altra dimensione. L'altra dimensione in Aether è pronta a creare. Ok, Andrea, abbiamo appurato che non si può raccontare. È bannabile. Perfetto. È molto bannabile. Meno male che mi vengono ste idee lì. Cioè, è diciamo lo ship però fatto in modo alternativo. No, va bene.
Non puoi dire. No, non è questo. Mi va benissimo così. Andrea, questo è questo si può dire, ok. Questo qua è il 50%. Allora, è presente quanto lo usi il 100% del tuo cervello? Questo è il 50%. In god mode, in semi god mode in questo caso. Vabbè, comunque. Ma vedi che devi andare da come si chiama? Mineropoli. Ma andiamo avanti, signori, fermi indietro. Ragazzi, ma io ovviamente lo volevo fare per livellare i Pokémon, che avevo visto che ce l'avevo abbastanza scarsi, vero? Sì, detto da me che è da tipo quando Andrea, 6 episodi che dico che metto a livello i Pokémon, ancora non l'ho fatto. Esatto. Beh, Andrea li sta livellando, si è visto Giovanna come è messo. Un saluto a Giovanna. E poi parliamo, dove sta Mineropoli, no, che sta Pratopoli, Curipoli, Mineropoli. Ma poi iniziano tutti con Poli, cioè finiscono tutti con Poli. È come Monopoli, insomma, no? Ma sai perché? Perché sono metropoli. Beh, ci hai messo di tempo per capirlo. No. Vai, fiondiamoci. Tutti nel mondo, nel mondo distorto, raga. Le uniche sono Biancavilla, sì, che giustamente non è proprio una città grossissima. Cioè, che vabbè, nel mondo dei Pokémon le città sono fatte da 4 case. Vabbè, ma c'è anche Borgo Foglianova, per esempio. Sì, sì. Borgo Foglia Vecchia. Madonna, per questa battuta dovresti proprio essere bannato, ma proprio... Come bannare Flames? Se sono bannato non possiamo finire la serie. Che cazzo? Succede. No, non dal server Discord, cioè qual è il problema? Cioè, come sbannare Flames? No, ma qual è il problema? Io mica ti banno di Discord, si banno su Twitch, voglio dire. Dottore, su Twitch ma... Amica... Ah, ma allora, lei non li aveva fatti gli allenatori lì, e beh, adesso li fa. Mi dispiace per te, Flames, questo è quello che succede nel voler saltare gli allenatori. Il bello, sapete qual è? È che non gioco così tanto, cioè, questa parte l'abbiamo fatta così tanto tempo fa che manco mi ricordavo. Minchia, ma da quanto tempo state là, allora? In realtà siamo avanti abbastanza, in realtà. È la stessa domanda, che potrei dire. Da qua, perché stiamo facendo live di mercoledì? Vabbè. Ma perché no? Live del mercoledì. Ragazzi, in tutto questo, la live dovrebbe essere di mercoledì solo questa settimana massimo. Cioè questa settimana, la prossima massimo. Vabbè, c'era pure lui. Ma chi sta stanno imprevisti, è normale. Anche noi spostiamo, non è quello il problema. No, si farà di mercoledì solo per questo, il prossimo e forse... Andrea, tu non conti un cazzo nel canale, tu devi stare alle regole dei... Ma che cazzo? È così, quella dice... Ovvio. Ma no, in realtà può anche... Ovvio. Se proprio non ci siamo noi, comunque può fare da solo, non è quello il problema. Vabbè, la randomizer non credo perché è in coppia. Lui contro Flames, che vabbè, ormai... Andrea avanti, cioè. Per la prima volta. Aspetta, Andrea avanti, però ricordiamo chi ha perso già una volta e chi no. Giusto. Beh, siamo ancora 1-0. Siamo ancora 1-0. Ma perché sono arrivate i popoli? Ricordiamola, ragazzi, comunque, che il vero eroe della serie sono io, cioè voi vedete proprio a me. Il vero eroe della serie è Joe. Perché se non mi resuscitava voi, Dio col cazzo. Vedi? Rilevante. Cosa? Non ho capito. Il Ferrero della serie è già, perché se non mi resuscitava Void col cazzo che andava avanti. Allora, tu veramente stai per ricevere un ban. Allora, ci sono 2 regole sul canale. No, non Joe... sono regole. Per me sono 2 regole sul canale. Uno è che... Allora. Fammi parlare. Una è che l'unico moderatore sono io e così per ora è. Per ora, Andrea. Stai attento, Andrea, che se cambi potrai non ripetere più rispondere. A meno che... basta che non è Joe il moderatore, sono felice. E la seconda, appunto, la regola è che Joe non può mai superare me. Che tristezza. E lo sta facendo molto spesso con i punti e sta cosa non mi piace. Ma lui adesso non più. Adesso non più. Ecco perché prima hai controllato i punti. No, adesso non più, però. Adesso sono prima io. Io sono terzo. Non vale chi va, Arzoli.
Non ce l'ha ghippato. Io non me li posso ghippare. Okay, li posso ghippare solo io. Non me ne... Posso fare i giveaway solo io. Ma non è che sono ragazzi, sono... sono una divinità, sono un moderatore. Non posso fare tutto. È come tipo le persone che quando guardano i... come si chiamano? Gli staff su iPixel, cioè sugli staff, pensano che loro hanno la creativa, ma loro non l'hanno. Andrea, dobbiamo andare di qua, giusto? Continuo ad ascoltare prima della live, quindi è tra poco. Andrea, dobbiamo andare di qua, giusto, vero? No. Aspetta, dove stai andando? Non lo so. Tu stai nella cava tra Mineripoli e... Sì. No, perché non lo devi andare al Monte Corona. Il Monte Corona sta tra Curipoli e Mineropoli. Ragazzi, questa, live, no, questa sera potrebbe finire prima, ovvero io che mi rompo i coglioni di trovare le zone. C'è anche questa... Ma apri la mappa, scusami, vedi, si chiama... Beh, allora, lei non conosce. Pure io, apri la mappa. Allora, lei non conosce, io non gioco a questo fottuto gioco... Non dico di merda perché è il mio gioco preferito Pokémon. Da quasi... Quando è che non gioco a Platino? Saranno 5-6 anni. Che cazzo? Io l'ultimo gioco che ho giocato penso che Heart Gold e basta. Io penso l'ultimo gioco Pokémon è stato Ultra Sole quando ho preso in prestito. No, non è vero. L'ultimo gioco che ho giocato non è vero. È Ultra e Sole, mi sa. Cioè, no, forse era Luna. Non mi ricordo qual era tra i due. Allora, secondo me l'ultimo giocatore appunto sì è stato... Aspetta, sono stupido. Sole e Luna non è lo stesso gioco Pokémon. No, forse no. Ok, mi sto confondendo. No, fa niente. Sole e Luna, sì, più o meno. Sì, è la stessa... Sì, però dico, sono due giochi... Sì, sono due giochi... Lasciate perdere, non mi ricordo. Sono della stessa generazione. Sì, ma non mi ricordo se ho giocato a Sole e Luna. Allora, un attimo. Abbiamo detto che è la via... Ah, ok, perfetto, ho capito dov'è. Beh, dopo un po' ce l'hai fatta, ma l'importante è farcela. È importante che sapere che bisogna aprire. Ragazzi, ricordatevi, bisogna aprire la mappa. Wow. Dove stai andando? Bellissimo. Ecco. Cazzo sto andando. Vabbè. Bellissimo. Ma ascoltavo, non è che dice Flames di aprire la mappa dopo che lui non lo fa. ma è per questo dico anche ai ragazzi di studiare quando dico che domani ho due compiti e non ho studiato niente. Perché le due interrogazioni come sono messe io? Cioè, Andrea, voglio dire, no, ovviamente ho studiato tutto, non è che mi sono rotto i coglioni e ho menato i libri all'aria, no. Ah, Andrea, ecco. Ma tu sei più avanti, giusto? O no? Io sono avanti e mi dispiace. No, è prospettiva. Prospettiva? Okay. No, ma è solo, ma in realtà, Andrea, visto che è Napoli, abbiamo dato il gioco più semplice. Vedo polemiche incastrato con una bicicletta, però... No, gli abbiamo dato il gioco che è già finito. No, ah, okay. Andrea, gli abbiamo semplificato la vita, cioè lui è scarso, mamma mia. Beh, comunque sei là, Marco. Ti manca poco per arrivare da lui, no? No, ho visto Andrea che ha fatto 10 volte il giro della stessa zona. Ah, no, perché non volevo controllare se c'erano oggetti. Vedi Andrea che si sta rompendo i coglioni, sta facendo il giro 10 volte. Che ti sta aspettando, secondo me. Vai avanti. Ma Andrea, vai avanti, pensa che io non ti avrei mai aspettato. Andrea è troppo buono, io l'ho sempre detto, è quello che si fa infinocchiare, Andrea. Ma io non l'ho aspettato. Sì, però ho fatto 10 volte il giro. Vabbè, tanto, stava indietro un botto. E basta! Stun di merda, io odio. Non posso dire chi. È un caso che si chiama Monte Corona? No. No, non odio il Monte Corona comunque, Gio. Vabbè, mi dissocio, l'ho capito. Uffa. Oddio, aspetta. Non si può dire niente, oh. Ho trovato una cosa. Andrea. Monte Corona. Perché un'altra non lo puoi dire? Ah, ok. Andrea, un'altra. Perché non lo potresti dire Monte Corona? Io non ho capito. Perché Monte Corona non esiste. In questo periodo. Esatto. Ah, okay, il mondo corona non esiste. Ah, okay. Scusami, Giuseppe, forse tu non ti sei visto due live fa io cosa ho fatto con le MT cinesi. Che tristezza. Io mi dissocio per questa affermazione assolutamente
No, io non mi accetto. Per favore, Flames, signor Flames, se ne può andare dalla live, che veramente mi ha fatto arrabbiare per questa affermazione. Cioè, io non l'accetto questa discriminazione. Ma lo denuncio. Per favore, se ne vada. Se ne vada, no. Se questa è una discriminazione, allora non esiste un cazzo di me. Allora, cerchiamo di mantenerci sugli standard che vuole Twitch. Oddio. Cioè, volevo dire, non esageriamo. E scusate, mi sono venuto due persone da dietro, che volevo dire. Oddio. Io allora, signori Twitch, io qua mi dissocio. Oddio, no, ai. Gabby, stai peggiorando la situazione. Live meno family friendly del canale. Se non riuscite a scappare da quattro persone, scusate, sono troppo forte. Mamma mia. Cobo, no. Mid, easy. Ok. Oddio, la cascata, raga. La cascata senza cascata. Cascata senza cascata. Ecco. In realtà è la cascata al contrario del Monte Corona. È Monte Corona, del mondo distorto. No, ma essendo al contrario sembra tipo che stai semplicemente scendendo. Ma sto scendendo. In realtà non stai salendo. Ah. Non si capisce esattamente. Sto scendendo. Ma che ne so io. Sto scendendo, ma la cascata va al contrario. Giusto. Giù. Il mio cervello in trip, vabbè. Mi dica. Ciò non è difficile. È presente il sottosopra. Sì, lo so. Praticamente tutto al contrario. Signori, è molto più forte di me. Un detective che ha studiato, si è preso... Cioè, ha preso anche un diploma, sto cristiano. Ma tu sei molto più forte di me per sconfiggere Team Galassia. Ma tu la laurea te la sei proprio comprata da... non posso dire da chi te la sei comprata la laurea. Perché italiano, guarda. Da Squirtle, no? Non penso che si chiami così. Ragazzi, avete presente che a volte incontrate gente che vi regala il diploma? Ecco, non prendetelo. Ha ragione, sono d'accordo. Se volete fare gli insegnanti, fatelo, ma se siete bravi solo. Fatelo a vostra discrezione. Non assegnatemi quando compiti agli studenti. Mi dà fastidio. No, che cosa significa? No, mi dissocio, di andare una battuta per simulare la gente che non vuole studiare, cioè, ma che schifo. Raga, io allora, ve lo dico. Che schifo. Mannaggia. Secondo me, oggi ci scappa il morto di nuovo per colpa di Cyrus. Ve lo dico. No, Andre. Usa i punti, per favore. Joe, usa i punti. Bravo, ok, bravo. Bravissimo. Quando muore il Pokémon... Ah, ma ce l'avevo una caramella rara, io adesso me ne sono accorto. Vabbè, sti cazzi. Ma allora sento io. Vai, adesso proviamo a battere Cyrus. Però secondo me ci scappa il morto, ve lo dico. Io ho questa leggera paura. Ovviamente il Pokémon, ovviamente si intende. No, aspetta, sono le regole della Nuzlocke. Ovviamente il Pokémon. Sì, si intende. Fine, la squadra perisce. E sparisce. E buonasera, allora... Fella di Getr. Beh, signori... Non ho capito il nome del ragazzo che si è iscritto oppure il nome del Pokémon? A Pokémon. Ok, pensavo che si era scritto uno, dato che non No. Cioè, solo un ragazzo che si chiama Guardottol.exe si è iscritto con un nome... Ma chi è? Madonna, è proprio un genio quel ragazzo. Per me è un po' un coglione. No. Allora, aspetta. Aspetta, sta arrivando il bando. No. Oh, grande gioco, è quarto in classifica. Allora, no, devo fare un attimo una cosa. No, quindi devo farmare tutti i giorni, mo. Aia! Strollando. Aia! Non ci arrivi lo stesso, perché io non userò più punti. Oddio! L'ultimo Pokémon è Krikatoon! Questo è un meme. Vada! Krikatoon! Salvaci la giornata, Krikatoon! Eruzione! Sì! Tutto... Ah, no. Sì, ho battuto Cyrus, raga. E mi aspettavo molto più difficile, ma no, niente. E là hai bisogno di cascata, non puoi andarci. Oh yes, double kill con la ulti. Ah!
Sì, andiamo a incontrare Ghiratina. Vediamo quale slowpoke mi è uscito. Vediamo. Secondo me sì che ti piace lo slowpoke, secondo me. Vai, prima di parlare con Ghiratina, che Pokémon è secondo voi? Charmeleon. Io te l'ho detto slowpoke. Charmeleon. Show bello. No, ok. Io te l'ho detto slowpoke. Vai. Pokémon show bello. Quando io me lo sento, ragazzi... Per te, Joe, che Pokémon potrebbe essere? Ma tipo esce combi. Una combinazione di combi. Per me potrebbe essere il nostro. Guarda, spero combi maschio, guarda. Ah no, giusto, pure le voci. Ma siamo delle forze leggendario, o può uscire qualsiasi no, cosa? No, qualsiasi cosa. No, spas. Che poi diventerà un Brobo, basta. E sale il Ghiratina di Andrea, basta. Ma guarda che anche le evoluzioni sono randomizzate, mi sa. Sì. Magari si trasforma, che ne so. Magari proprio in quel momento diventa proprio Brobo, basta. Io spero in un combi maschio, dica. Così Andrea... Aspetta, cioè, Joe, dica. È meglio. Ma... E ora? Ghiratina, mostrati a noi come? Vediamo. Sono pronto. Vuoi Arceus? Un uomo. Ma è Ghiratina? Non è Ghiratina. Cioè, sì, è Ghiratina. Ma... Aia, non è randomizzato. Aia. Allora, ti prego, chiamalo no, spasso quando lo catturi. No, lo chiami Slowpoke adesso, non me ne frega niente, lo chiami Slowpoke. Vai, Master Ball, vai. Risolta, subito. Tranquillo. È il primo leggendario forse che possiamo catturare, che mi è uscito. Ricordiamo che Flames ha trovato la Master Ball. Sì, ne ho trovate 4. Ah. Tanto che manco in live, ne ho trovate 4. Ah, allora, come chiamiamo Ghiratina, dai? Slowpoke, per me è Slowpoke. Come vuole, dai. Andrei, sincero, perché non lo chiami Ciro? Perché Ciro? Ciruzzo. Ciruzzo bello. Ah. Senti, abbiamo parlato di Scippo. Parlate che la città... Beh, ricordiamo che lo Scippo non è bannabile, cioè io ho fatto la differenza tra Scippo e Furt. Anzi, no, tra Sassuolo e Furt. Ciao bello, mi piace come nome. Abbiamo parlato di motorini. Aspetta, potrebbe essere un boss della... Posso dire questa parola? Non lo so. No. So cosa vuoi intendere. Lascia perdere. Nel dubbio non lo dico. Ma è Drangestine, no? Salutiamo Drangestine che ci segue da casa. Drangestine, il re del male. No. Drangestine, il re del male? Sì, sì. Cioè? International. Salutiamo. Quindi no, io mi fido e lo chiamerò Slowpoke, dai. Va bene. Bravo. Come vuole. Anche perché sennò non aveva più mod. Io l'ho detto, Joe. Andiamo avanti di rigatto. Togliti dalla testa di superare. Ma chi ti vuole superare? Appunto, vedi, già, bravo, vedi, già tu ti sei rassegnato. Aspetta, raga, ma io c'ho anche un'altra cattura adesso. Superarla, tutto qua. Andrea, mutati, perché questa cosa, anche se non la dico, anche se non chiedo se è bannabile o no, è bannabile. Comunque, raga, io c'ho un'altra cattura. Perché quando usciamo, se non sbaglio, siamo in una nuova zona. Quindi possiamo fare potenzialmente un'altra cattura, oltre a quella del mondo distorto. Vabbè, qui Cyrus viene abbandonato definitivo. E ciaone a tutti. Ce ne andiamo, dai. Andiamocene. Ecco, la fonte saluto. Se non sbaglio, qui sta un'altra cosa. Quindi possiamo farla volendo. Ok, controlliamo nella mappa che sia la fonte saluto. Allora, mappa città dovrebbe essere tipo... Ok, la terza. Sentiero fonte. Beh, allora, una cattura la possiamo fare in teoria. Quindi andiamo. Ninetales.
Allora, spora. Ok. Facciamo un... lo switch. Andiamo su pollo. Facciamo... Energipalla. Magari gli facciamo poco. Ok, ho paura di fargli tanto, quindi mi butto su una Ultra Ball. Preso. Posso smutarmi? Sì, va bene, Ah, ma si era mutato. Dice, secondo me se non insulti, secondo me non è. Ma non stava insultando, infatti, stava solo... Okay. No, infatti, non è... Ok, raga, Andrei, un soprannome dire, per... Non lo dire per sicurezza. Un soprannome per Ninetales, raga. Che dite? Airi, come A-H-R-I, come il campione di LoL che una volta hanno pecore. H? A-H-R-I. 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 Ari, io la chiamo Ari. Molti la chiamano Ari, quindi... Andrea! Ok. Continua, dritto. Sta ancora fermo a dove non dove deve andare, Andrea. Non so se l'hai capito. Vai dritto, devi andare di là. Di qua. Vai. Non puoi fare cattura perché è Monte Corona quello. No, stai tornando indietro là. Madonna. Cioè, il senso dell'orientamento non è proprio cosa tua, fatelo dire. Può essere. Può essere. C'è questa probabilità? Potrebbe. Capito. Come potrebbe, come non potrebbe. Questo è il dilemma. Dottor, mi sa che io sarò sulla fronte nella prossima live. Quando gli chiama dottore a me fa troppo ridere. È lunga storia. Ah, ma io sono ciecato. Te l'ho detto! Devi andare dritto! Ragazzi, nella prossima live vi prometto avrò degli occhiali. Vedi, cioè lei è troppo indietro. Una volta si dice troppo avanti, ma è cambiato il turno, troppo indietro. È troppo indietro, perché cavolo, non ha gli occhiali, cioè non c'è nessuno. Se non hai gli occhiali parla colui che ha gli occhiali, no? Esatto. Cioè, sinceramente io sono l'unico con gli occhiali. Poi io Flims, ma l'ho visto dalle immagini del profilo WhatsApp, ma mai dal lì. Ok, c'è un blackout. Dove dobbiamo andare? Adesso... Fermi tutti, dove dobbiamo andare? Io non ci ho mai giocato, ve l'ho detto mille volte, quindi non so niente. Dopo che abbiamo fatto la fonte saluto, non ricordo dove dobbiamo andare, sinceramente. Aspetta, non mi è venuto in mente. Fatemi pensare, aspettate. Quindi il Tingalasse abbiamo fatto... Dovevi andare da Corrado? No, non mi fa andare, dice che c'è il blackout. Devi andare a risolvere il blackout? No. Perché siamo su Among Us che devi risolvere le crisi inerenti. Ecco, vedi che hanno messo una nuova mappa? Sì, buongiorno, l'hanno messa da 10 anni. Interessante. Lavorando potremmo provare. Beh, sabato, questo sabato sono libero, quindi volando possiamo provare. Lo vedremo. Vedremo poi. Anch'io. Vedremo. Io non lo so, penso di sì. Andrea, a fine live ti devo dire una cosa. Mm-hmm. Dobbiamo andare anche a raccogliere gli altri tizi là. Esattamente. Ragazzi, raccoglieremo tutti i tizi, prima o poi torneremo. Tornerà anche Among Us. Ma non vi aspettate così tante live, anche perché... Siamo poveri. Proviamo la mappa e tanti saluti. Allora, palestra l'abbiamo fatta. Michael, mi vede Spider-Man. Che cosa? Ha trovato lo spirito Mogondro. Il meme di Spider-Man. Però vedi, il tuo è più forte. Che cazzo è il mio? Aia. Il suo è più forte. Slowpoke, è ora di entrare in squadra. Buonasera. Guarda la forza. Buonasera, di Water Dog. Guardate il Water Dog. Vorrei dire buonasera. Minchia, che forza il Water Dog. Vorrei dire buonasera a niente, perché non ho da dire buonasera. Buonasera.
No. Signori e signori, buonasera. Ok, easy double. In tutto questo Slowpoke è al 47. Giovanni leggermente overlivellato, adesso l'ho notato, vabbè. Ci sta. Ok, ma io dove devo andare adesso? Allora. Fatemi pensare. Dottore, ce la faccio in mezz'ora. Dottore, ce la faccio in mezz'ora secondo lei? A recuperarlo, la voglia. Però dovrei andare anche a curarmi. Allora, boh. Sappa che non può usare volo da qua, eh. Ragazzi, spero che vi è piaciuto. Spero che la live vi sia piaciuta. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi. No. Aspettate. Forse ce l'ho. Devo tornare. Non lo so, forse devo tornare indietro. Beh, avanti non si può andare. Mi sa che dietro non ci puoi andare. Ah, sì, ma mi è arrivato uno strano flashback del gioco. Di dove, guerra. No. Dove tipo, mi dissocio, dove... Una guerra Pokémon. Quello che ci fu un miliardo di anni fa, come spiega Z. Salutiamo a Z. Pokémon Z, il classico e tipico Pokémon Z, no? Il classico e tipico Pokémon Z che non è mai uscito. Esatto. E mi ricordo che tipo erano tutti in ansia per l'uscita di Pokémon Z. Te l'ha sì. Stavo poi per Zygarde, no? Me lo ricordavo! Sì. Bisognava tornare da Rowan! Per dirgli, oh, vedi che io sono troppo forte. In sostanza sì. E poi se non sbaglio, perché in Pokémon X e Y non c'era Zygarde, giusto? No, c'era Zygarde, però c'era. Diciamo... Non è stato trattato chissà quanto. Ah, ok. Ma neanche in Sole e Luna, no? Aspetta, no, vabbè, più che altro l'hanno fatto bene in Ultra Sole e Ultra Luna, che devi raccogliere le cellule. Fatto no, ma anche in Sole e Luna devi raccogliere le cellule, però... Sì, no. Ah, è semplicemente una quest da fare secondaria. Vabbè, ma almeno gli hanno dato più spazio di X e Y. Quello sì, almeno gli hanno dato più spazio, però... Dottore, ma ora devo abbattere tutte e tre, giusto? Ma poi X e Y non dovevamo portare. È una battaglia con il tuo rivale, quindi con me. E poi... Vabbè, X e Y... Dovrei andare a curarmi. E poi X e Y la dovremmo portare, Andrea, l'avevamo premesso. No, io l'abbandono. Come non puoi usare volo qua? Te l'ho detto che non puoi usare volo! O torni a piedi o non lo so. O torni a piedi. Non puoi usare neanche la fune di fuga perché sei uscito. Ora ci riempio ed usa la fune di fuga. Giusto. Ne sarei capace. Giusto per. Ma no, dai, adesso uno non sprecarla. No, ma costano poco quelle fune di fuga. E questo 222. Nuova cattura, ora? Raga. Ora? Dai, se questo è arrivato. Devi salvare, ma Totodile, lo voglio. Datemi Totodile. Come si prende? Il magico Totodile. Non so se faccio bene a chiedere, visto che voglio farlo Gabriele, volete revivare i Pokémon? Mi serve? No, non mi serve, gliel'ho già detto io, non mi serve. Ah, va bene. Aia. Se vuoi farlo tu, fallo tu. Cioè, no, ma io te l'ho detto, io devo essere... lui è master. Tona. Okay. Totodile preso, raga, come chiamiamo Totodile? Totodile. Non è un soprannome. Ah, ok, vabbè. Questo è razzismo con i Totodile che come soprannome vogliono i Totodile. No, poveri Totodile. Lo chiameremo Crocoroc. Dai, perché no? No, come perché no? No! Ma non è in questa versione, vabbè, fa niente. Comunque, io l'avevo detto a Andrea, facciamo Pokémon Bianco 2 perché i repellenti si fanno da soli. No!
No, devi soffrire, fai platino. A parte che, Andrea, io voglio X, voglio giocare... Che giocava X o a Y? No, Y. Io stavo giocando a Y. Perciò, Andrea, cosa stiamo perdendo tempo? Dopo, ragazzi, quest'estate prenderemo diverse serie. Lo vedremo. Esattamente. Perché abbiamo detto... Ragazzi, quest'estate invece io mi faccio le ferie. Mi sembra giustissimo. Lo chiamerò Reo, non so perché. C'ho voglia. Ragazzi, perché io come da contratto 2 mesi di ferie e li utilizzo. Che tristezza. Ma da quando in quando ci siamo i contratti, Da quando mi ha fatto... Da quando mi ha fatto firmare per questa serie. Ma scusate, perché voi avete firmato qualcosa, quindi ricevete pure qualcosa in cambio? Quanto pare, sì. Vuoi sapere cosa riceviamo in cambio? Andrea? Papuno grandi. Allora, riceviamo qualcosa come la mia voglia di vivere, ovvero niente. No. Come dice Frisk, d'altronde, no? Non si fanno queste cose. Andrea, stasera, stasera te lo ricordo. Dobbiamo fare i... Scostuma. Dobbiamo fare gli sticker che ne ho fatti pochi, Va bene. Ora mi faccio frame per frame, davvero... devono uscire bellini. Comunque, sì. Io sto prendendo le bacche, dica. Io da qua non mi muovo. Perché? Da lei. Perché fammi tutto il percorso Pomodoro Corona a Monoteng voglio. No, no, come non tieni voglia? No. Adesso lo vai a prendere, adesso torni da Cyrus, torni da Cyrus, adesso. Mettiti in moto. Si muova, per favore, si muova. Non posso stare 20 minuti qua. No, adesso parti per il Monte Corona di nuovo. Per cosa te la paghiamo, scusa? Non mi pagate un cazzo. Varo, manco la Goliator. No, noi la possibilità di stare con noi. Almeno la Goliator, dai. Come te la paghiamo? La possibilità di diventare un personaggio famoso. Vabbè, dai. Ovviamente non si può diventare più famoso. Ma è crashato? Sì, mi sa che è crashato. Dai, che cazzo, almeno la Goliator. Non c'è possibilità di diventare più famoso di Frisk, assolutamente. Ho tentato di fuggire. Ho notato. Questo qua equivale a rifarti tipo la serie da solo. Mi spiace. Posso dirti? Non cambiare un cazzo. Andrea, queste cose... È un'offesa, dai. No, non cambierebbe un cazzo perché comunque non è che cambio farla da multiplayer a single player, comunque sono da solo. Ah, vabbè, sì. In quella, sì. Però almeno qua parli con Andrea. Forse... Vabbè, almeno sendo lui che trova... Bello, sendo lui che trova 8 Master Ball. E io trovo i messaggi... Io trovo i messaggi erba. Io trovo... Capito, così puoi impiegare meglio. Allora, ognuno il suo. Andrea le Master Ball, ma nella vita lasciamo perdere. Ma ristreammi. Non sta streamando. Non sta streamando. Qua un altro tentativo di scappare. Male, male. Un altro tentativo di scappare. Dai, male, non le dico di prendere Giratina adesso, ma almeno arrivi al Monte Corona. Cioè, tu capisci il fatto? Allora, io potrei anche farmi Giratina e tutto quanto. Infatti che mi rompi i coglioni di andare al monte. A lui basta solo che vada al monte. Sì. Vada. Dai, almeno streammi. Dottore, mi sono scordato la strada. Madonna, che problemi che avete, però. Sei un incapace. Non è vero, me la ricordo. Vai. Funziona, no? Attendo la sua stream. Perché non la vede? No. Perché giustamente si è staccata. Dottore, però lei me lo deve ricordare. Gliel'ho detto! Dottore, non la stavo ascoltando. Vede? Non va bene. Per caso è Gio 2.0, scusate. No, mi offende così. No, fate la stessa cosa, che quando gli altri parlano voi non ascoltate. No, non ascoltate perché stavo tentando di fuggire. Stavo tentando di fuggire.
Non sì, ma vuoi questa fuggire. Non ha ragione, lei se ne può andare quando... No, scherzavo, non può fuggire. Cioè, il capo ha detto così. Il capo ha detto così, ma che cazzo? Che ha detto dove, dai, povera. Che cazzo di live sta diventando questa, raga? Fermatemi. Ma veramente usate le lama? Ma fai fuga! E che fa sempre ragione, ragazzi, ricordate. Ma... Mi ero mutato giusto mentre mia madre parlava, sì? Sì. Salutiamo. Non mi ricordo mai il tasto per mutarmi, che è di è più, vabbè. Salutiamo la madre di Gabbro. Salutiamo mia madre. Salutiamo anche Giovanna, no? Il pagano di Andrea, no? Ovvio. Salutiamo anche... Ah no, Gio non lo salutiamo. No, povero Gio. Povero Gio, dai. Ma stai zitto che tu fai di peggio. Io non faccio niente di male a Gio. Io quando mai faccio qualcosa di male contro di te? Gio, se dici qualcosa, guarda. Che cazzo? No. Comunque stavo dicendo, a parte le cazzate. Noi siamo tutti amici, ragazzi, ci vogliamo bene, scherziamo tra di noi. Fanno tutti come il Gabibbo, raga, non lo ascoltate. Sennò penso che quando Joe era in live non ci venivo proprio. Minchia. Fanno tutti come il Gabibbo, raga, amici amici, poi vi fottono la BG. Eh sì. Amici di Striscia. Tipo non... Sto andando. Vede? Non era difficile andare. Infatti, le ho detto che era difficile, detto che, erano... che si rompeva. No, no, le ho detto semplicemente che mi rompeva i coglioni. Appunto. Vede che non era difficile senza farlo, vede? Ma chi ha detto difficile? Mi sono solo... E lei ha pensato che era difficile, invece no. Benvenuto nel team. Io non mi chiedo ancora. Dottore, ma lei fammi capire, ha un sistema uditivo che capisce solo quello che vuole lei? Sì. Ma è proprio così il cervello umano in realtà, capiamo solo quello che vogliamo sentire. Se fosse così io non dovrei sentire giù. No! Dai, ma dai! Dai, ogni tanto dice qualcosa di interessante, dai. Ma come ogni tanto? Che cosa significa? Andrea, al titolo di oggi metti Cippo Motorino, sottotitolo hashtag pray for Joe. Okay, vabbè. Ma dai, no! Ma sì, signori di Twitch, si scherza. Voi non scherzate con i vostri amici, voglio dire. Scherziamo con i nostri. Giusto. E pensate che fuori dalla live faccio anche di peggio. Ma no! Ma no! No, è bellissimo che c'è il professore in primo. Super. Salutiamolo che ci segue da casa. Esatto, grandissimo professore. È grandissimo. Il professore Lazzaro, che è il nome, non diciamo il cognome. Vabbè, comunque. E praticamente diceva a un certo punto che c'era sto signore, cioè sto suo amico, che in poche parole si era candidato al sindaco e aveva vinto le elezioni. E stava avanti. Allora, appena era arrivato, diciamo... appena è arrivato sul palco per parlare, la prima cosa che ha detto: eravamo sull'orlo del precipizio, adesso abbiamo fatto un passo avanti. Insomma, siamo caduti dentro. Hai visto? E avanti. Comunque la modestia molto ampia. Vede? Ce l'ha fatta, è arrivato in cima. Yeah. Con qualche bestemmia, però ci è arrivato, no? Vede, non è stato difficile. Mi sa che ti vuole far male adesso. E ovviamente in game ovviamente. Ora aprono Fortnite e si perfetto. Giocano. Andrei, hai anche la thumbnail? Perfetto. Yeah. Ah, un attimo che sto prendendo. Vai, il latte mu. Screen thumbnail per la prossima live. Io qua mi fermo. Ah. Anche oggi il contenuto è stato eseguito. Ma guarda almeno Flames verso lo schermo. Flames ha finito la serie. No,
ho finito il mio orario lavorativo. Ma no! Ho timbrato il cartellino. Ma che significa? Si giri almeno. Si giri. Ecco. Ragazzi, grazie per averci seguito in live. Vi ricordo, come al solito, vi spammo i miei social in chat, sia qui su Twitch, che ovviamente potete trovare tutto in descrizione sia da YouTube. Vi ricordo che noi siamo in live sia il giovedì che anche il sabato, dove portiamo Fortnite e Minecraft. Detto ciò, direi di chiudere dicendovi, ragazzi, ci vediamo in una prossima live. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ragazzi.